Hai mai cercato di capire Dio? Ti sei mai chiesto perché un Dio onnipotente permetta tanto caos nel mondo? Una domanda ancora più inquietante. Esiste davvero Dio? Benvenuto su Crescita Personale e Finanziaria. La credenza in Dio ha motivato l'umanità per anni. Ha dato a molte persone la forza per superare momenti difficili, fornendo così la giusta ispirazione per migliorare la propria consapevolezza e avere una mentalità positiva. Anche se non tutti vediamo Dio allo stesso modo, è vero anche che tutti abbiamo cercato di trovare un senso nella sua esistenza. In questo video imparerai le conoscenze necessarie per gestire meglio gli eventi che accadono nella tua vita, per essere in grado di mantenere la calma anche durante le tempeste. Ti consigliamo di rimanere fino alla fine per scoprire i segreti e i diversi misteri che circondano Dio. Tutti, prima o poi, ci siamo sentiti confusi nel non capire perché ci accadono cose negative nonostante il nostro impegno ad agire nel migliore dei modi. Abbiamo cercato di chiedere a Dio e di capirlo, ma la realtà è che non si può comprendere Dio. L'unico modo per raggiungerlo è sperimentarlo. Uno dei libri in cui si menziona che la natura di Dio è impossibile da comprendere è la Bibbia, secondo cui Dio è uno spirito eterno che esiste da sempre come tre persone distinte: il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Inoltre, anche se la Bibbia ci fornisce alcune rivelazioni su Dio, la sua natura rimane in gran parte un mistero per noi, a causa delle nostre limitazioni umane. Questo significa che la ricerca di Dio attraverso la scienza probabilmente non avrà mai fine, perché cercare di trovare Dio è un problema. Tutte le personificazioni di Dio sono molto simili all'ego. Prendi qualsiasi mitologia o divinità di qualsiasi religione e vedrai il tuo ego mascherato come Dio. È il tuo ego che ti separa dal divino e ha dato a Dio così tante caratteristiche e comportamenti che rispecchiano l'immagine dell'essere umano. Ciò è accaduto poiché gli esseri umani cercano di comprendere il divino attraverso la loro esperienza e conoscenza limitata. In questo senso, l'idea che Dio sia una proiezione dell'ego umano suggerisce che ciò che percepiamo come divino potrebbe essere una rappresentazione delle nostre stesse aspettative e paure. In altre parole, il modo in cui vediamo e comprendiamo Dio potrebbe essere influenzato dalla nostra esperienza, cultura, educazione e condizionamento. Come disse Nikola Tesla, se vuoi scoprire i segreti dell'universo, pensa in termini di energia, frequenza e vibrazione. L'esistenza stessa ruota intorno all'energia e quella stessa energia che ti dà la vita è Dio. Esiste la conoscenza dell'esistenza di qualcosa che non possiamo penetrare, delle manifestazioni più profonde di verità e bellezza che sono nascoste dietro il velo del mistero inspiegabile. Questa conoscenza, però, può essere raggiunta solo attraverso l'adorazione, l'amore e la devozione, il che indica che, nonostante il nostro grande ego, riconosciamo l'importanza del divino nel mondo e nella nostra vita. C'è una citazione anonima che contiene una verità che la scienza non comprende. L'atto di cercare è l'atto di creare. Quello a cui prestiamo la nostra attenzione dominante si manifesta come un individuo o come un tutto. Quindi l'atto di guardare termina nell'atto di creare. L'atto di osservare qualcosa o qualcuno può ispirare l'azione e la creazione di qualcosa di nuovo. In altre parole, il processo di osservazione può portare alla creazione di qualcosa di originale. Siamo alla frontiera della creazione, manifestiamo nuovi regni con le nostre menti collettive. I nostri pensieri e i nostri sentimenti stanno dando vita a nuove realtà ad ogni istante.
La questione è che non troverai Dio cercandolo ovunque, ma dentro di te. Ciò che troverai quando cercherai Dio sarà un'altra creazione di un altro Dio, poiché Egli è presente nella tua mente anche quando sei disorientato. Dio è qui quando tu sei qui, nel momento presente. Dio è felice quando tu sei felice. Dio è gioioso quando tu sei gioioso. Non confondere il piacere momentaneo dell'ego con il piacere di Dio. L'ego può influenzare la nostra comprensione e percezione della divinità. Questo non significa che l'ego sia cattivo. È la ragione stessa per cui possiamo creare infinite possibilità. Se tutti sapessimo chi siamo e credessimo nell'unità con il divino, non ci sarebbe motivazione né necessità di creare il nostro io individualizzato, il che rende il gioco della vita divertente, ma anche terribile a volte. Come facciamo a capire ciò che è buono da ciò che è cattivo? Solo tu hai questa risposta. Ma non farti confondere da ciò che il tuo ego ti fa credere, poiché la vera risposta risiede dentro di te. Albert Einstein, considerato una delle persone più intelligenti al mondo, credeva che l'ego e Dio fossero concetti opposti tra loro. Egli vedeva l'ego come qualcosa di limitante che ci impedisce di comprendere la vera natura dell'universo e la nostra relazione con esso. Einstein vedeva la relazione tra l'ego e Dio come una relazione di opposizione, dove il compito dell'essere umano era liberarsi dell'ego e cercare una comprensione più profonda e ampia della realtà, che includa l'esistenza di Dio come una forza che trascende la comprensione umana. In questo senso, Einstein credeva che la vera spiritualità non dovesse essere intesa come una religione, ma come una forma di comprensione e relazione con il mondo e con gli altri esseri umani in modo più profondo e significativo. Inoltre, per Einstein, Dio non era un'entità personale che si preoccupava degli affari umani, ma piuttosto una forza misteriosa e trascendentale che si manifesta nella bellezza e nell'ordine dell'universo. Conoscere Dio da una prospettiva esterna è sicuramente impossibile, ma ciò non significa che la ricerca di Dio sia inutile o noiosa. Quindi non cercare nulla per completarti, poiché sei un essere completo. Prova solo a soddisfare la tua curiosità sperimentando la presenza di Dio nella tua vita quotidiana, silenziando la tua mente di tanto in tanto e essendo presente nel momento. Goditi la scienza, la religione e la conoscenza e ama la tua meravigliosa vita. Dio è qui. Mantieni la calma e ricorda sempre la frase chiave: Io sono. È come dire: eccomi qui. È una forma di riconoscimento della tua presenza e della tua esistenza. La ricerca di Dio può essere un viaggio personale e individuale, ma è importante avere un atteggiamento aperto e curioso per apprezzare e comprendere la vastità e la complessità dell'universo. In sintesi, la definizione di Dio è una questione personale e soggettiva che dipende dalle credenze, dalle esperienze e dalla comprensione di ciascun individuo. La ricerca di Dio non dovrebbe essere vista come una competizione tra religioni o ideologie, ma come una ricerca personale di una comprensione più profonda e significativa della realtà e della propria esistenza. È importante mantenere un atteggiamento aperto, curioso e non giudicante per apprezzare la bellezza e la complessità dell'universo e poter vivere nell'abbondanza. Scrivi qui sotto nei commenti la tua opinione riguardo l'esistenza di Dio. Ci interessa molto sapere cosa pensi di questo argomento. Se trovi queste informazioni interessanti, condividile. E se vuoi vedere contenuti simili, clicca sull'immagine che trovi alla fine del video. Ricordati di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornato. Buona vita da crescita personale e finanziaria.